Tiziano Salmeri, sei riuscito a sbloccare questo match dopo l'1-1 che sembrava, insomma, aver messo un po' in equilibrio la partita? Sì, ha messo un po' in equilibrio la partita perché comunque volevamo chiuderla da subito, visto che comunque anche se loro in classifica erano a 9 punti, comunque sono partite difficili perché comunque hanno sempre delle insidie. E noi siamo riusciti a chiuderla per fortuna verso il secondo tempo, 3-1, e niente, si era messa davvero male perché sull'1-1 comunque loro giocavano, infatti voglio fare i complimenti e niente, sono contento perché è poco che gioco, iniziava a dicembre. Tu che vieni da calcio a 11? Vengo dal calcio a 11 e sono contento perché comunque mi sono levato grandi soddisfazioni, ringrazio il capo che mi ha dato la possibilità e a tutti comunque i miei compagni che mi danno la carica ogni giorno e per continuare comunque questa avventura insieme a loro. Questo Under 21 che comunque viaggia molto bene, insomma, nei piani alti della classifica. Viaggia bene, cioè io venuto a dicembre comunque affrontavo un periodo difficile perché veniamo da, diciamo, una sconfitta, un pareggio, quindi era importante riprendersi e viaggia bene, noi ci crediamo. Ogni giorno, ogni allenamento ci mettiamo del nostro e speriamo di continuare così. Giuseppe Palma, questa partita è stata in bilico fino all'inizio del secondo tempo dove loro hanno cambiato un po' marcia. Sì, diciamo che siamo venuti qui per giocarcela. Abbiamo resistito fino a che abbiamo potuto. Abbiamo tenuto la partita in bilico che era il nostro obiettivo, comunque portare la partita fino alla fine. Poi anche fisicamente siamo crollati, non presentati con una squadra ma quasi tutta juniores, se non allievi con qualche 99. E comunque siamo contenti di quello che abbiamo fatto, usciamo contenti. Fino a questo momento che bilancio puoi tracciare di questo campionato vostro? Insomma? È un campionato che è iniziato con parecchie difficoltà, però abbiamo perso elementi importanti durante, chiamiamolo mercato, fra virgolette, però il gruppo è unito e facciamo quel che si può, siamo più che soddisfatti.